manifestazione dei tesori della Riviera dei Fiori, che è una manifestazione che si protrae negli anni con grande successo per portare e divulgare il nostro territorio attraverso i nostri prodotti di nicchia, i nostri prodotti, diciamo così, importanti, tra i quali spicca sicuramente Rosselli, no? Il principe dei vini, quindi Rosselli Dolciacqua. Direi che a mio avviso è una famiglia vincente, poi ce ne parleranno i sindaci, ce ne parlerà anche Sergio. È un'idea vincente perché mette a contatto due realtà differenti, quella enogastronomica che magari sembra più pacata, più, e quella sportiva, ma che comunque è importante e farà conoscere il territorio attraverso i nostri prodotti. Devo ringraziare Sergio Maica, Roberto Piantoni e Luca Pazzelli per questo evento, perché questo per noi è un nuovo evento importante, una nuova motivazione di turismo, enogastronomia, e sport sono due delle motivazioni principali per portare turismo in Italia, ma anche soprattutto nella nostra zona, nell'entroterra, e quindi per noi è una grande occasione di visibilità per il nostro comune, per il nostro territorio, tutta la vallata, e questa manifestazione che là ci saremo da entrare da noi ci permetterà appunto di presentarci anche sotto questo aspetto ai turisti. Un territorio anche a vocazione sportiva, come poi Sergio ci spiegherà, è un territorio in cui già quando ero piccolino io passava il Rally di Sanremo, quindi ritorna un po' una vecchia, si propone un vecchio percorso, una vecchia città. L'idea a me è sembrata subito, vi ringrazio, ringrazio l'ACI, ringrazio la comunità montana, perché è un'idea vincente. L'idea vincente secondo me perché? Perché è un connubio tra sport e cibo e cultura, quindi può avere un interesse a 360 gradi, prenderà gli sportivi, prenderà i ragazzi, prenderà i quarantenni come me che si ricordavano il Rally di Sanremo, si fa un po' un tuffo nella memoria perché il percorso più o meno è quello che si andava a vedere quando eravamo ragazzi, quindi io impongo grandi speranze, quindi grazie per questa bella iniziativa e grazie per averci coinvolto. Quando la comunità montana, il comune di Dolciacqua, alcuni amici mi avevano proposto questa iniziativa di fare questa ronda sul territorio di Dolciacqua, abbinata alla ronda dell'Ossesa, mi ha visto sicuramente entusiasta di questa idea. Per quanto riguarda appunto la parte automobilistica, siamo andati a ripescare un pezzo di una prova storica del Sanremo, ma non solo del Sanremo. Su quella strada è passata anche una Londra, Città del Messico, nei primi anni 70, e che ha percorso tutto il Gotha, è passata da Chiles e poi ha continuato il suo lungo trasferimento verso Città del Messico. Perché è una prova che ha un senso storico dell'automobilismo italiano. Per cui aver individuato questa prova, noi riteniamo che sia una prova significativa. La mission dell'Automobile Club è quella di promuovere l'automobilismo, lo sport automobilistico in sicurezza. Noi vogliamo inculcare nei giovani anche l'idea che si può correre in macchina, ma bisogna farlo in sicurezza, farlo con macchine sicure e con l'assistenza intorno che permette di andare in sicurezza. Però, per contro, vogliamo che i ragazzi sappiano che correre sulle strade aperte, magari anche abbinando l'alcol alla guida, è una cosa molto pericolosa che non si deve fare. Per cui ben venga questa manifestazione che Luca ha voluto portare avanti e che mi ha visto sicuramente contento.